ProAction, Science of Sport Nutrition presenta Mineral Plus. Mineral Plus, prima, durante e dopo corsa, gli integratori studiati per te. ProAction, integratori per lo sport. Sulla strada, con la vostra passione. Trofeo d'autunno 2010, nona prova, Santa Maria di Sala Venezia, trofeo FPT. Mike Felderer della Full Dynamics ha deciso di prendere il largo nel corso del secondo dei quattro giri di questa competizione, che vedete si sta svolgendo sotto una pioggia a intermittenza. Ha deciso di allungare sulla compagnia scomoda di Nicola D'Alto, grande specialista del cross country. Mike Felderer forse più tagliato per le lunghe distanze. Alle loro spalle gli under Andrea Dei Tossa, anzi Elite, con subito dietro l'under Ivan Zulian. E quindi la gara di Santa Maria di Sala, questo trofeo FPT Industrie, si sta in un certo senso delineando soprattutto nelle posizioni di testa. Più indietro avete visto passare allora Agostino Andreis, Federico Fuser per la Olimpia, Mauro Bettin per la Full Dynamics, sempre in grande attività, mentre Nicola Terrin per i colori della Spezzotto Bike Team mantiene la testa della categoria Master 1. Siamo nel secondo dei quattro giri, vi dicevo, di questa gara su tracciato principalmente pianeggiante. Cambio al comando della categoria Junior, è passato a condurre Simone Piccoli, lo vedete, questo atleta della Bike Tribe Salgareda, che quindi ha sorpassato Davide Garbin, che ora deve inseguire, eccolo, il biker della Bottecchia GM Action Bike. Gli Junior, ricordo, atleti 17-18 anni. Più indietro, seconda posizione per Christian Leghissa tra i Master 1, e bella lotta invece nella categoria Master Elite tra Alberto Ariosto e Igor Foscarini, il primo per la pedali di Marca, il secondo per la Bandiziol squadra corse. Legno pavè sterrato, bisogna stare attenti anche a non scivolare, è un attimo. Master 2 inseguono il leader Alex Cazzaro, nell'ordine Zanini, Zande Giacomo e Luca Kogler. Master 3, attenzione sempre a Paolo Alverà al comando, e a Gianfranco Mariuzzo, leader dei Master 4, che vedete gareggia alle sue spalle. Fabrizio Stefani controlla la situazione alle sue spalle, si volta, ma è saldamente al comando tra i Master 5 per i colori della pedali di Marca Team Performance. Meno giovani e giovani in gara, vedete che alle spalle del Master 5 Dalio, Master 6 anzi, gareggia primo degli allievi, sempre Federico Innocente. Gara femminile, Selva seconda e Paola Pezzo terza, sempre ad inseguire la rivelazione di questa gara di Santa Maria di Sala, ovvero Lorenza Menapace, che è al comando. In quarta posizione la padovana Cinzia Sartori della Cicli Morbiato Racing Bike. Veramente una giornata difficile in cui gareggiare in mountain bike, però gli appassionati ci tengono, come ci tiene il vice campione italiano Mike Felderer, che vedete determinatissimo e molto veloce. Nicola D'Alto però anche lui ci tiene a un buon risultato qui a Santa Maria di Sala, è sempre secondo il biker trevigiano. La terza posizione in questo momento è per Andrea Dei Tossa della Cicli Olimpia, maglia gialla. Quarto assoluto l'under 23 Ivan Zulian, bike Pro Action, anche lui con la maglia gialla di leader di categoria, come Dei Tossa. Quindi Agostino Andreis per la Cicli Olimpia, Tro Elite Federico Fuser e vedete Mauro Bettin per la Full Dynamics. Questo allora per la categoria degli Elite, nei quali si è inserito Ivan Zulian. Ora avanza, vedete, anche l'Elite Cammisi alle sue spalle con il 304, il primo degli Junior Simone Piccoli Bike Tribe Salgareda. Insegue Davide Garbin della Bottecchia, sempre per gli Junior. Un'occhiata alla gara dei Master 2, dove c'è il comando, vedete, sempre Alex Cazzaro per i colori della FPT. Però si legge ancora il 74, il numero di gara di Cazzaro. Gara dei Master Elite, inseguono Ariosto e Daniel Boschetto, inseguono il leader Igor Foscarini della Bandiziol, squadra corse. Continua a piovere, il fondo del circuito di Santa Maria di Sala, lungo circa 7 km si allenta sempre di più, anche gli atleti sono messi a dura prova, anche le loro bici, veramente
in queste fasi. Eccoci, allora, con l'allievo Nocent sempre al comando. Attenzione che lui a non stringere troppo la curva, perché la bici a volte va dove vuole lei e non dove si vuole. Lo insegue a testa bassa Massimo Sartori, sempre categoria allievi e sempre per i colori della Ciclisti Caprivesi. Vedete le acrobazie che fanno i nostri ragazzi in questa gara, nona tappa del trofeo d'autunno 2010, prevista su 11 gare, si concluderà domenica 14 novembre nel Veneziano, ancora a Rotta Nova di Cavarzere. Paola Pezzo pare sempre che sorrida e sorpassa agevolmente altri concorrenti nella gara donne, dove occupa attualmente la terza posizione alle spalle di Lorenza Menapace e di Chiara Selva, che abbiamo visto sfilare prima. Durante il terzo dei quattro giri Mike Felderer aumenta la sua andatura e il suo vantaggio sull'inseguitore Nicola D'Alto. Ci sembra stia aumentando anche la pioggia in queste riprese che Alcamedia Videoproduzioni ha realizzato per MTB Granfondo. In terza posizione c'è il bravo Andrea Dei Tos per i colori della Cicli Olimpia. Alle loro spalle si distingue bravissimo Ivan Zulian, under 23, anche lui per lui con la maglia di leader della sua categoria, maglia gialla come Dei Tos, per i colori della Bike Pro Action. Avanti i giovani, o meglio gli allievi, in questo caso le allieve, al comando della gara, e vincerà questa tappa di Santa Maria di Sala c'è Emily Corazzin della Victoria Bike. All'arrivo ha preceduto Camilla Semenzato della Libertas Scorzè, Gloria Perocco della Victoria Bike, quarta Elisa Bortot della Gordina. Per le ragazze categoria allievi, due giri. Ecco appunto Camilla Semenzato che stringe i denti, vedete, gara non facile davvero per le giovanissime atlete della categoria allievi, ovvero 15-16 anni. Alex Cazzaro tra gli Master 2 viaggia piuttosto tranquillamente in prima posizione, ha accumulato un certo vantaggio sul compagno Luca Kogler. Igor Foscarini guida la gara dei Master Elite, eccolo l'atleta della Bandizziola, alle sue spalle c'è Alberto Ariosto. Poi tra i Master 1 compare anche Mauro Simeon, una vera maschera di fango la sua. Siamo all'arrivo per la conclusione della gara dei Master 4, che è appannaggio di Gianfranco Mariuzzo. Quindi tra i Master 5 vince Fabrizio Stefani, lo avete visto, con la maglia di leader della classifica. Una delle donne junior è Serena Perocco, Victoria Bike. Nel corso del quarto giro, ultime centinaia di metri per il leader della gara Mike Felderer e anche per Nicola D'Alto, che insegue in seconda posizione ma con un ritardo che ci sembra difficilmente colmabile. Siamo sempre all'arrivo presso la FPT Industria e allora ecco, salutiamo la vittoria in questa gara dopo quattro giri per Mike Felderer della Full Dynamics. Ha impiegato 1:24:37, miglior tempo in gara. Eccolo qua il campione altoatesino. Come è andata? Male, forse solo per il fango, ma è andata bene per il risultato finale. Giunge staccato di 1:30 Nicola D'Alto della Cicli Olimpia, secondo, terzo è Andrea Dei Tos, anche lui per la Olimpia, 1:28:38 il suo tempo, sempre per la categoria degli Elite. Mentre all'arrivo festeggia Ivan Zulian, primo degli Under 23, l'atleta della Bike Pro Action, ha preceduto Alessandro Moras Spezzotto e Thomas Meliti della Cicli Olimpia. Primo dei Master 1, come abbiamo visto, Nicola Terrin, Spezzotto Bike Team. Primo dei Master 2, l'atleta della squadra di casa, Alex Cazzaro, che ha preceduto Luca Kogler e Alessandro Zandegiacomo. Per i Master 3, la vittoria è andata a Paolo Alverà, della Cicli Olimpia. Sì, oggi purtroppo il tempo è stato quel che è stato, però fa parte della mountain bike, corre anche con la pioggia e penso che è andato più che bene. Chiudo ormai con 13 vittorie e penso una stagione così può venire solo un'altra così e andiamo bene, penso, per il 2011. È bello che vedere tanti giovani qui oggi a partecipare, soprattutto anche con questo tempo, la pioggia, il fango, ma non li ha fermati, vuol dire che c'è tanta passione per questo sport.
colgo l'occasione per esprimere il mio ringraziamento a nome dell'azienda, del nostro presidente Gabriele Piccolo, a tutti coloro che si sono adoperati per organizzare una manifestazione così importante e così ben riuscita, nonostante il tempo aveva cercato di remare contro, è andato tutto molto bene e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. Allora adesso è il momento di premiare i protagonisti di questa riuscitissima gara, a cominciare dalle ragazze della categoria esordienti, dove ha vinto Erika Rosati. I ragazzi della categoria esordienti con la vittoria di Simone Rasera dopo la Treviso. Prima delle allieve invece Emily Corazzin davanti a Camilla Semenzato, Gloria Perocco e Lisa Bortot. Questi sono i ragazzi della categoria allievi dove ha vinto Federico Nocent. Donne junior, prima Serena Perocco davanti a Nicole Beraldo. Maschi junior, primo Simone Piccoli davanti a Gianluca Giraldini e a Davide Garbin. 150 i premi assegnati dall'organizzazione di questo trofeo FPT Industrie a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, nona tappa del trofeo d'autunno, vedete appunto dalla maglia gialla che rappresenta i leader delle varie classifiche, si succedono i sorrisi e i complimenti sul podio a seconda delle diverse categorie. In conclusione di questa lunga sintesi filmata dedicata a questa vincente gara di Santa Maria di Sala, vi ricordo che il trofeo d'autunno 2010 si concluderà il 14 novembre, domenica ovviamente, a Rottanova di Cavarzari in provincia di Venezia, con la prova conclusiva e le premiazioni finali della classifica generale finale, appunto, divisa sempre per categorie, di questo campionato veneto dedicato alla mountain bike. Per questa puntata di MTB Gran Fondo è tutto, vi invitiamo a seguirci nelle prossime settimane per gli ultimi appuntamenti in mountain bike, mentre intanto Nicola D'Alto, secondo nella gara degli Elite, è alle spalle di Mike Felder, il vice campione italiano. Grazie a tutti per l'attenzione, un saluto da Guido Barbato, appuntamento alla prossima puntata. Questo programma vi è stato offerto da Scapin, Bike Protagonist.